Francesco Monte a oggi, amo ancora Cecilia. Perdono in arrivo? Francesco Monte intervista oggi, amo ancora Cecilia, parlavamo di matrimonio e figli. Dopo Domenica Live, Francesco Monte ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi. Nel numero in edicola da giovedì 16 novembre, l'ex tronista di Uomini e Donne è tornato a parlare di Cecilia Rodriguez. Il tarantino ha ammesso per l'ennesima volta di essere ancora innamorato della sorella di Belen. Non solo, Francesco ha sottolineato che il loro rapporto è sempre stato molto solido e che non aveva certo bisogno di notorietà. Dunque Monte non è riuscito, almeno fino a oggi, a dimenticare l'Argentina, del resto chi ci riuscirebbe? Ed è interessato ad avere un chiarimento con la ragazza appena terminerà il Grande Fratello VIP. Lo stesso intende fare Cecilia che, sebbene molto presa dalla liaison con Ignazio Moser, continua a pensare all'ex fidanzato. Siamo stati insieme 5 anni e non le nascondo che l'amo ancora, spiegato Monte che, nonostante il tradimento, continua a provare un sentimento speciale. Le nuove dichiarazioni di Francesco su Cecilia. Il ragazzo ha fermamente smentito che la storia sia finita prima dell'inizio del reality show condotto da Ilaria Blasi, come insinuato da più di qualcuno. Bugie. Con Cecilia negli ultimi 2 anni e mezzo avevamo raggiunto un equilibrio tale che avevamo iniziato già a parlare di matrimonio e di figli, ha precisato l'ex fidanzato di Teresanna Pugliese. Francesco non ha poi esitato ad attaccare nuovamente Ignazio Moser, reo di averci provato in maniera subdola con la sudamericana avvicinando prima il fratello Jeremias. Io sono di un'altra pasta. Non mi sarei mai comportato come lui e non sono una persona che cerca visibilità a tutti i costi. Sono stato 4 anni fuori dal piccolo schermo e non mi sono certo inventato storie o gossip per finirci dentro, a tuonato Monte. Cecilia Rodriguez e le confidenze su Francesco Monte. Nonostante siano separati, Cecilia e Francesco restano sulla stessa lunghezza d'onda. Entrambi vogliono avere un chiarimento a telecamere spente, dopo quello avvenuto in diretta TV davanti a milioni e milioni di telespettatori. Tra una chiacchiera e una rivelazione i due riusciranno a tornare insieme? Sono in molti a pensare che alla fine Monte perdonerà la Rodriguez in virtù del fatto che provi ancora un sentimento troppo forte. Sarà davvero così?